E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 15° episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Andiamo subito ragazzuoli. Ed eccoci qui ragazzuoli, eccoci qui. Allora, oggi andremo a fare l'istituto medio perché qua non ci possono, non ci fanno passare ragazzi. Quindi, istituto medio. Allora, intanto vediamo un attimo. Ah, devo andare a curarmi la squadra ragazzi, subito, torno subito. Ok, eccoci qua ragazzi, ho curato la squadra. Allora, non so se mettere Venusaur per primo o Sceptile, almeno lo alleno un po', però... meglio Sceptile, vai, meglio Sceptile per primo, andiamo ragazzi, andiamo. Allora, istituto meteo, vediamo un po'. Ok, allora là c'è il letto, c'è anche il box ragazzi, questo che fa? Mentre dormivo sono andati tutti di sopra. Ma... ok, allora lottiamo contro questo bastardino. Ehi, che ci fai tu qui? Non è posto per bambini questo. Guarda che io non sono un bambino, ma sono l'allenatore più forte del mondo. Attenzione, parte la sfida di regola da Team Hydro. Si Viper. Quindi siamo contro il Team Hydro. Il Team Hydro. Allora, io direi di cambiare subito Pokémon, mettere Zapdos, ragazzi. Mettiamo Zapdos. Mettiamo Zapdos. Bagliore. Ok. Tuono Shock, vai. Stridio. Va benissimo, va benissimo. La difesa cala a picco. Minchia, ma quanto toglie Stridio, ragazzi? Mamma mia, Tuono Shock con brutto colpo. Bravissimo Zapdos. E andiamo, baby. Ok. Raga, questa è molto importante di sfida con il Team Hydro, Prima battaglia senza subire danno incredibilmente pazzurda. Il capo è interessato alla ricerca condotta qui. Per questo ci ha mandato. Tu stanne fuori. Ma ora sconfiggiamo anche il capo, ragazzi. Perché noi siamo i più forti del mondo. Ripeto, ripeto, noi siamo i più forti del mondo. Tangela. Ok, forse Tangela potrei farlo anche con Sceptile, Ti faccio taglio furia. No, fallisce ragazzi, incredibile, ma è fallito. Ha fallito incredibilmente. Cresce, l'attacco speciale aumenta. Facciamo inseguimento. Super efficace inseguimento. Vabbè, ci usa assorbire. Ok, vai, vai Sceptile che hai ucciso il tuo primo nemico. Bravo Sceptile. Dai che devi salire, dai che devi salire fratello. Livello 26 per Sceptile. Poi ragazzi, quando finirò qui... oh, Trico, lo lascio. Quando finirò questo Pokémon, ragazzi, penso che farò un nuovo Pokémon, però normale, senza randomizer, senza niente, proprio normale. Però, ci sarà una cosa differente. Ci sta una cosa molto diversa. Mettere i soprannomi ai Pokémon. E quello è bello, perché... metterò proprio a caso i soprannomi. Quindi uscirà fuori dei nomi strani, ma stranissimi proprio. Ok ragazzi, ho messo Charmeleon perché Trico, cioè Sceptile non ci faceva contro Trico, non si sa perché. Però va bene. Va benissimo. Allora intanto qua io mi sono comprato un po' di... ho sbagliato? Mi sono comprato un po' di super pozioni. Quindi dove? Eccole. 8 super pozioni ragazzi, perché tocca usarle. Tocca assolutamente usarle. Secondo me la Lega Pokémon qui su Smeraldo randomizzata ragazzi sarà molto difficile. Oh, lotta in doppio, va benissimo. L'istituto ha creato un Pokémon che ha qualcosa a che fare con le condizioni meteorologiche. Ce lo prenderemo noi. Non dirmi che anche tu stai cercando dei Pokémon che influenza il tempo. Il nostro è un no secco, siamo arrivati prima noi. Oddio, chi era il Pokémon che faceva il tempo meteorologico? Forma forse? Unknown e Milotic, ok. Va benissimo, noi abbiamo Sceptile e Charmeleon. Vai Charmeleon, cariala Charmeleon. Ok ragazzi, penso che Unknown morirà mai. Doccia scudo ragazzi, lo odio. È una mossa che odio perché, se ricordo, la potenza del fuoco è stata indebolita. Quindi se io ora faccio così, vedi, porca zozza ragazzi. Introforza, super efficace a Sceptile, ma non mi fa niente. Quindi facciamo
Così e graffio a... non possiamo usare, ragazzi, non possiamo usare mosse di tipo fuoco perché Milotic ha usato quella mossa, quindi non possiamo fare nulla proprio. Roselia, ok. Voglio vedere un attimo quanto gli tolgo con graffio a Milotic. Ok, facciamo a Roselia, ragazzi. Concentriamoci su Roselia. Idropulsar. Ok. Non mi ricordo Sceptile che tipo era comunque. No, Parassiseme. Mamma mia, ragazzi. Facciamo assorbimento, graffio, vai. Questo ci usa Tornado. Ok, ho messo Venusaur. Ho cambiato un po' i Pokémon, ragazzi, perché mi stavano morendo, sinceramente. Ok. Ho messo Venusaur e Zapdos, che penso sia un'altra duo molto goliardica. Vai, Venusaur con Foglie Lama, che dovresti uccidere entrambi, secondo me. Non è vero? Non è vero per un cazzo, ragazzi. Però facciamo Foglie Lama. No, ho usato Beccata, mi sbaglio. Devo usare Tuono Shock. Porca zozza, ragazzi. Paralizzante. Ok, intanto Roselia è andata KO. Sceptile, Charmeleon, prendo tutti i punti qua. Ma come Zapdos? Ma intanto Tornado di Milotic, non so chi, forse ad entrambi, è vero? Entrambi Tornado, è vero? Foglie Lama come Foglie Lama che fa entrambi. Ok, ti prego Zapdos attacca. Signori, abbiamo ucciso Milotic. Dal verso sembra un leggendario Milotic. O Melotic. Tanto Venusaur livello 31, ragazzi. È il turno di Vibrava. Attenzione, questa vibra, ragazzi. Vai, Foglie Lama. Ma come vi dà attacco, zio Pera? Turbo Sabbia, no. No, zio, no. Vai, Tuono Shock. Ok, forse lo potrei fare con... Foglie Lama? Mamma mia, il signor Venusaur. Proprio lui, il dinosauro più forte del mondo. Saur, Saur. Andiamo, 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 pisellini patatini. Ok. Direi di curare i nostri bellissimi amici belli. Oddio, non so se lasciarli. No. Anche Charmeleon. E poi dobbiamo togliere il paralizzante a Zapdos, ragazzi. Ok, allora, antiparalisi, eccolo. Vai, buono, buono, buonissimo. Andiamo contro questo. Sono il team Idro, siamo il team Idro, ci materializziamo ovunque venga scoperto qualcosa di raro. Ma vattene a fanculo, coglione. No, ma che fa così, ragazzi, però è incredibile, è incredibile. Jolteon. Attenzione. Inseguimento. Ok. No, turbo. Ragazzi, gli ho fatto un attacco rapido. L'ho shottato. Posso dirlo? Gli ho fatto un brutto colpo con attacco rapido. Oddio, questo chi era? Crowdant. Tipo acqua. Tipo i granchi. Ah, ok. Oddio, questo secondo me è... Boh, taglio furia. Protezione. Forse sono più veloce io, sì. Ok, ragazzi, shottato con inseguimento. Oh, Sceptile sta andando, signori. Sceptile livello 27, eh. Vai, inseguimento ancora. Fallisce, va bene. Ragazzi, morto il grande Sceptile. Vai, Charmeleon, con vampata, va. Pensaci tu, pensaci tu. Signor Charmeleon. Mamma mia! Anche se non è molto efficace, ragazzi, ma vampata. Ma vampata. È quello che fa. Ok. Buono. È morto Sceptile, ragazzi. Quindi facciamo una cosa. Non vorrei usare Revegizzante, quindi mettiamo per primo Blaziken. Almeno alleniamo anche lui. Ah, intendi mischiarti negli affari del Team Idro? Sei incosciente, sono incompetente. Mi sa che sei entrambe le cose. La tua innocenza... innocenza mi indispone. Ora ti faccio vedere io. Questo se mi ricordo è il capo, ragazzi, vero? Cioè, no, è il capo, però, diciamo,
Non è recluta. Ok. Parte la sfida di Ada, idrotenente. È la tenente, quindi, ok. Ada, ragazzi, Ada. Vai, Blaziken, fatti valere, porca troia. Doppio cazzo. Ok, ragazzi, doppio cazzo va bene. No, il bullo no, non mi fa... Non diventa bullo, Pokegna, perché sennò qua dopo i professori si incazzano. Ok, vai, braciere. Oh, attacca, Blaziken. No, uno di vita. Usa morso. Doppio cazzo. Ti prego, attacca, Blaziken. Bravo, signor Blaziken. La confusione non gli fa niente a lui, regà. La confusione non gli fa proprio niente. Non gli fa... Gli passa proprio così. Pa. Vai con braciere. Inseguimento. Ok, mi toglie di... Non è più confuso. Vai con braciere. Ragazzi... No, stordiraggio un'altra volta. Oh, vediamo se riesce a non farsi confondere. Nel senso proprio da sola, non colpirsi da solo. Come non detto. Oh, porca troia quanto mi ha torto. Dai, Blaziken, credo in te, Blaziken, credo in te. No, vaffanculo. Va bene, Blaziken, non fa niente. Vai Charmeleon, vai Charmeleon. Charmeleon, se vuoi te uso Vampada, vai, usiamo Vampada, vai. Vai con Vampada! Boom! Addio! Addio Dusclops! E ragazzi, intanto Charmeleon, livello 34. E ragazzi, vi ricordo che fra due livelli si evolve. Charmeleon intanto vuole imparare Lanciafiamme. Allora... Togliamo braciere, ragazzi. Sì. Togliamo braciere. E impara lancia fiamme, signori. Signori. Va benissimo. Oh, a livello 34 Charmeleon, ragazzi. E mancano due livelli e si evolve questo Charmeleon. Ne avevamo già abbastanza del Team Magma. Ma adesso ci metti anche tu. Perché vuoi mischiarti nei nostri affari? Oh! La situazione è allarmante. Un gruppetto del Team Magma è passato davanti all'istituto medio. Sembrava diretto al Monte Pira. Cosa? Non c'è tempo da perdere. Richiamoci al Monte Pira in fretta. Ah, Team Magma, aspetta e vedrai. Ma se l'hai perso contro di me? Come possiamo sdebitarci? Grazie a te siamo salvi. Magari è una strana ricompensa, ma ti prego, accetta questo Pokémon. C'è dato Castform? Registeel! Registeel! A posto di Gastform. Oddio. Ragazzi, eccolo. Acqua magica c'ha. Tipo roccia, ragazzi. Oddio. Esplosione per Artimedici. Troppo forti. Ragazzi, scegliete voi. Ok? Scegliete voi se metterlo in squadra o no. E scegliete anche chi togliere, perché sinceramente non me l'aspettavo di trovare un Registeel al posto di Castform. Ok? Ok? Scegliete voi chi togliere. Va bene? Ok. Mamma mia, ragazzi, non ci sto credendo. Ci è dato Registeel. Mettiamo Registeel qua, perché magari è il prossimo. Ok. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Non ci sto credendo. Comunque, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. Vi voglio bene e un bacione, ragazzi. Ciao belli, condividete il video, mi raccomando. Ciao belli.